Ci siamo, buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Muscolo e Vita. Ho pensato, perché no, fare un bel full day of eating per farvi vedere come mangio in questo periodo. Che so che molti di voi in più stanno all'università, magari ci avete gli esami, è difficile avere tempo per preparare tutto. Quindi vi voglio dare qualche tips perché, comunque, per gli ultimi 5 anni ho fatto gli esami ogni gennaio, dato che mi sono laureato in ingegneria. E comunque, adesso, anche se non ho gli esami, ho delle giornate abbastanza piene di lavoro e quindi devo essere parecchio produttivo. Quindi, magari vi do qualche piccolo consiglio. Allora, come prima cosa compratevi gli occhialetti che sembrate più... No, sto scherzando. Inizio le giornate con un bel caffè, quindi di solito provo a uscire dalla mia comfort zone. Mi alzo, mi sveglio, invece di mettermi a lavorare al tavolo o sul divano di casa, voglio essere in un posto in cui sono comodo, ma che è outside of my comfort zone perché mi voglio svegliare. Quindi di solito io vado al bar, all'università mi ricordo che o andavo in libreria oppure andavo in camera mia, chiudevo la porta, toglievo tutte le distrazioni e mi mettevo a lavorare. Di solito salto la colazione perché questo ho visto che mi rende molto più produttivo. Invece di svegliarmi e pensare, sai cosa, mi faccio una colazione che poi per digerire sono un attimo più stanco, preferisco alzarmi, prendermi un caffè, mi dà un kick. E non penso al cibo e mi metto subito a lavorare. E quindi è proprio quello che faccio anche adesso. Vado al bar, mi faccio un caffè, mi metto le mie cuffie, metto della musica che sia rilassante. Di solito cercate su YouTube Alpha Waves, veramente vi fa focalizzare al massimo. E questo è quello che faccio, magari quindi faccio un digiuno per le prime 2-3 ore della giornata. Non mangio niente, metti quindi che mi sveglio alle 8. Per le 9 sto già lavorando, mi faccio il caffè e poi penso al primo pasto verso mezzogiorno. Oggi ancora non ho mangiato niente, sono... Beh, ok, io faccio un po' magari esagerato, ma sono, come vedete qua, le 2:35. Quindi ho fatto un bel digiuno e adesso mi sto preparando il primo pasto. Volevo mostrarvi che magari non tutti i pasti sono perfetti, ma se vogliamo seguire una dieta, diciamo, più fit, si può comunque fare con pochissimi ingredienti. Qua avevo rimasto un pochino di atún claro, che in spagnolo sarebbe il tonno in vetro, e questo c'ha 26 grammi di proteine per 100 grammi, quindi qua c'ho 120 grammi di questo tonno. E poi c'ho della passata, che anche questa ha pochissime calorie, è veramente una bomba, ragazzi. Vedete, per praticamente 50 grammi sono solo 38 calorie, quindi è veramente perfetto. E praticamente ci aggiungo la passata al tonno e ho qua, praticamente questi sono piccoli pacchettini di riso bianco che fai nel microonde, ci metti 2 secondi. Diciamo che per studenti è veramente ottimo. In Italia non so se li trovate, in Spagna facilissimo e anche in Inghilterra veramente veramente facile. Quindi mo ci aggiungo un pochino di riso col tonno, ci aggiungo poi la passata e al lato mi faccio un po' di questa insalata che mi piace un sacco. Sapete, se mi conoscete da tempo, o iceberg oppure questa è l'altra insalata che non sono gli spinaci, sembrano gli spinaci ma non sono gli spinaci. Comunque, metto insieme e vi faccio vedere. Ah, ed eccoci quindi con il primo pasto della giornata, riso e tonno, molto molto easy, è buonissimo, io ve lo consiglio, facilissimo da fare, lo possiamo fare tutti, basta che comprate appunto il tonno in scatola, in vetro ancora meglio, dovrebbe essere di una qualità un pochino migliore ed è facilissimo, ci ho messo tipo boh, 5 minuti a prepararlo. Chiaramente potete anche fare il riso fatto in padella, ci mettete 10-15 minuti, che per alcuni di noi so benissimo che con gli esami vogliamo risparmiare ogni singolo minuto perché alla fine stiamo tutto il giorno a studiare. Dalla 9 del mattino a mezzanotte, almeno se vogliamo spaccare gli esami. Almeno io facevo così. Non so voi come fate, ma io mi ricordo quando facevo gli esami, regà, che proprio dovevi entrare in questa mentalità che non esisteva nient'altro nella tua vita, dovevi solo fare gli esami e quindi se volevi andare bene, dovevi per forza di cose svegliarti ogni mattina e per un mese intero lavoravi e basta, ti chiudevi in stanza, andavi in libreria, facevi in biblioteca e studiavi e basta per gli esami. Comunque, fatemi sapere se voi state facendo gli esami, come fate voi a conciliare tutto, e io mi mangio il mio pasto. Ci vediamo nel prossimo. Ragazzi, forse non ci crederete, ma sono le 7 e 13 e io non ho ancora mangiato niente dal pasto di prima. Sto praticamente lavorando, quindi ore e ore al computer. Magari alcuni di voi stanno ore e ore a studiare, a fare esercizi per gli esami, e adesso mi faccio un piccolo snack e sto provando di recente queste protein wafer bars di MyProtein, e per ogni barretta, questo è il gusto cioccolato, ci sono 15 grammi di proteine, quindi è un piccolo snack dolce che aiuta un sacco se appunto vi vengono degli attacchi di fame, invece di tipo mangiare, che ne so, il cioccolato che non ha niente di proteine, vi fate questo wafer al cioccolato che ha comunque 15 grammi di proteine. Non mi chiedete come lo fanno, onestamente sa di wafer normale, quindi veramente una bomba. Per ogni barretta c'ha meno di 200 calorie, 9 grammi di grassi, quindi altini, ma
meglio di niente, 13 grammi di carboidrati e appunto 15 grammi di proteine, ed è veramente una bomba. Quindi se volete provarlo, vi lascio il link qua sotto, col codice muscolavita ci avete lo sconto e col link mi supportate anche a me se volete provarlo. Questo è un mini snack e ci vediamo nel prossimo pasto. Ragazzi, io sto finalmente uscendo di casa, sto andando al supermercato che voglio comprare una cena, non so ancora cosa voglio mangiare, ma una cosa importante che volevo dirvi è: mi raccomando, non state tutto il giorno davanti al computer o sui libri a studiare. Ricordatevi che camminare fa veramente benissimo sia alla salute fisica che mentale, quindi almeno 10.000 passi al giorno provateli a fare, e la cosa più facile è vi fate una bella passeggiata, veramente easy, veramente tranquilla. Comunque sto vloggando con tutta la gente, devo dire è la prima volta che lo faccio. C'è veramente un sacco di gente che mi sta guardando in questo momento. Ciao, io vi faccio una passeggiata, saranno 10-15 minuti più o meno per arrivare al posto, e intanto faccio i passi giornalieri e mi rinfresco un po', perché sono veramente stanco oggi. Ho fatto una giornata piena di lavoro, come sempre d'altronde. Piazza con l'obelisco, ci sta sto mega palazzo fighissimo, ma non so che è, la Sacra Gravia, e ora siamo sulla Diagonale e ci sta un traffico allucinante, e ho deciso di allungare la camminata così mi faccio tutta la Diagonale, che alla fine ho scelto anche Barcellona come città e la casa, anche perché posso fare la passeggiata sulla Diagonale che mi piace tantissimo. Ci sono tutti i negozietti, tutta gente che esce dal lavoro, mi piace veramente un sacco, e quindi continuo a camminare, poi tornerò indietro e andrò al supermercato. E qua i negozietti che vi dicevo per la casa, boh, sono divertenti. Ed eccoci, siamo appena tornati dal viaggio spirituale di ripresa post studio, post lavoro, con la spesa e una bottiglia d'acqua, perché purtroppo vorrei un sacco bere l'acqua come faccio in Italia, ma l'acqua qua di Barcellona mi fa qualcosa alla pancia, tipo lo sento subito, quindi meglio di no. Comunque vi faccio vedere quello che ho preso: pomodorini, baccalà, che ho preso qua 220 grammi con i pomodorini in padella, e ho preso un altro pochino di verdure, queste si fanno al vapore, posso anche mettere in microonde così che c'è un po' più di micronutrienti. Poi mi sono comprato frutta, delle mele, perché come sapete, se mi conoscete da tanto tempo, almeno una mela al giorno me la faccio sempre, perché è buonissima, pochissime calorie, è veramente una bomba. E mi sono preso anche, non so se è stagione di fragole o che cosa, ma stanno tutti vendendo le fragole, quindi fatemi sapere se è la stagione effettivamente o se mi stanno a fregare. Mi sono preso una barchetta di fragole che sembra allucinante, e quindi per l'occasione, come potevo non prendermi della panna montata. Chiaramente questa ci sa anche zero grassi oppure zero zuccheri, mi sembra l'esse lunga, quindi se la trovate prendete, io ho preso quella normale che c'ha ben 28 grammi di grassi. Giulio, che fai, ti compri la panna? Dieta flessibile, raga. Poi per drink mi sono preso, vabbè, una bottiglietta di Coca-Cola zero, e io e Sammy magari che facciamo un piccola celebration stasera, mi sono preso due birre. Questa è una IPA, se siete zona inglese, Brewdog la conoscete, famosissima, è tipo, boh, sa più di luppolo che una birra normale. E poi ho pigliato la classica Moritz, che è una birra di Barcellona, per Sammy. Quindi sì, questo è stato lo shop e io mi metto a cucinare. Voilà, sto cucinando il baccalà con i pomodorini. Eccoci con il piatto: due fette di pane bianco per i carboidrati, micronutrienti ci abbiamo delle zucchine al vapore, questi pisellini al vapore, fagioloni, fagiolini, piattoni. Queste sono carote lesse, e poi qua ci abbiamo i 220 grammi di baccalà, e ci ho aggiunto una decina di pomodorini rossi che ho cotto insieme. Sembra una bomba. Sammy, che ore sono? 10:30. 10:30, ragazzi, abbiamo deciso di fare un mega party io e Sammy, sì, e fine della giornata con una birretta. Yeah. E mi ricordo che lo facevamo anche quando ero con gli esami con Sergen e Valerio, che a volte ci guardavamo dei video quando avevamo finito di studiare e di lavorare. Quindi faccio una birretta qui sul couch, ci stiamo a divertire un sacco, facciamo un seratone e ci stiamo vedendo, bello. How to get away with murder. Yeah. Siamo due fighi. Madonna, vedete ragazzi. Lasciateci un like per due sfigati. Vabbè, giovedì sera ci siamo. Giovedì sera, dai, chill dai. Night, yeah. Birretta. Ragazzi, ultimo pasto, mi sono fatto qua 5 fragole e mi servono un altro po' di proteine, quindi ci aggiungo questo yogurt proteico con 0% grassi e 16 grammi di proteine, e poi la panna di prima ce l'aggiungo un pochino sopra, quindi viene un dessert abbastanza healthy ma anche un pochino, diciamo, flessibile, un po' più di gusto. Ed eccoci qua, questa è l'ultima ciotola della giornata, devo dire niente male, non vedo l'ora di popparmela tutto, vero Sammy? Ti si vede che è tutto nero. Che bomba. Eia, siamo ritornati.
Siamo ritornati con un altro casting Couch Chat. Quindi di che parliamo oggi, Gigi? Oggi, dato che in questo video vi ho detto appunto degli esami e molti di voi probabilmente stanno facendo gli esami in questo momento, volevo parlare della mia esperienza con gli esami, perché negli ultimi 5 anni io sono stato all'università in Inghilterra, dove abbiamo due sedute di esami, quindi due volte l'anno. Una era a gennaio e l'altra era a maggio. Facendo ingegneria io ho fatto sia il bachelor, quindi la tesi di laurea normale, che la magistrale, quindi già fatto il master. E avevo per ogni, diciamo, sessione di esame avevo almeno 4 esami, a volte anche 5 esami. E io sono sempre stato abbastanza bravo perché, magari, che ne so, non studiavo tanto prima, però la settimana prima degli esami mi chiudevo e imparavo tutto a memoria. Però a volte anche io ho toppato degli esami. Ci sono state quelle volte che sono entrato nell'aula dell'esame e sono uscito e dicevo, cavolo, ho fallito questo esame. Infatti mi sembra che te l'avevo anche detto un paio di volte. Sì. E Sammy però mi conosce e dice, impossibile. Sì. Effettivamente non sono mai andato tanto male. Alcuni, diciamo, in un percorso di, non so, metti che fai 25-30 esami, 2 o 3 mi sono andati anche male anche a me. E volevo farvi capire che se avete un esame che va male, sti cavoli, raga, pensate a quello dopo. Soprattutto in Italia, che se nella vostra università potete ridare l'esame, non pensateci troppo, passate a quello dopo, studiate e spaccate quello dopo. Quello era una cosa che volevo dire, anche perché gli esami sono importanti, è vero, ma alla fine l'università è una parte comunque secondo me piccola della vita, a meno che non volete rimanere nel campo accademico, ma poi quando andate a lavorare nessuno vi chiederà il voto degli esami, almeno nessuna circostanza o situazione in cui sono stato io. L'importante è che passi. Sì, per me è la stessa cosa, stavo anch'io in Inghilterra per 5 anni, ho fatto le stesse cose, esami a dicembre, aprile, e niente, io ce ne sono stati tantissimi che non sono andato bene, però alla fine io direi, per essere proprio interi, l'importante è passare, prendere sto cavolo di diploma, perché alla fine, come ha detto Gigi, guardano a quello se tu hai un diploma. Ovviamente andare male ci stai male, però non ti puoi soffermare perché è solo un voto e io sono uno di quelli che pensa che un voto non definisce te e quanto tu sai di una materia specifica, perché alla fine penso che purtroppo in questo senso la scuola è un po' è tarda perché veramente fare esami scritti non è proprio... cioè, Non entriamo in quello dell'argomento, sennò è troppo lungo. Sì. Però comunque, in generale, ragazzi, non vi stressate troppo, ci siamo tutti stati. E... secondo me l'importante è che siete consapevoli di quanto ci avete lavorato e che se potete, dateci il massimo. Cioè, se avete 3 giorni per preparare l'esame, preparate l'esame per 3 giorni. Sì. Così che poi sarete felici anche, cioè, non importa come va, ma potrete dirvi, ce l'ho messa tutta. Esatto, sì. Poi, veramente, quante volte abbiamo tutti studiato tantissimo e poi arrivi là che sai proprio che sono queste domande. Cioè, succede a tutti. A tutti. Vabbè, quello era il couch chat di oggi, se volete sapere un po' di più sulla mia esperienza inglese. Mm-hmm. Perché anch'io non è che ci rifletto molto, però alla fine ho fatto 5 anni belli intensi di ingegneria. Sì. Voi ingegneri che siete arrivati fin qua, mi capite benissimo, praticamente non c'è una vita, è così. E niente, se vi è piaciuto il video io vi chiedo di lasciarci un bel like, iscrivetevi al canale, campanellina se potete, ci mettete 2 secondi, qualsiasi argomento volete nel prossimo couch chat ditecelo, perché a volte la mente non ci dà idee. Vabbè, ciao belli, grazie mille.